due rami di querce e di ulivo che abbracciano lo stemma in cui campeggia una torre tra due leoni rampanti, sovrastata da una corona baronale. Ecco il biglietto da visita con cui si presenta Cirigliano, piccolo centro dell'alta montagna materana. Se questi simboli riassumono in genere le caratteristiche storiche ed ambientali di un paese, per Cirigliano è presto detto in due parole. La torre rievoca l'arco più noto della storia di Cirigliano. I leoni e la corona dicono la signoria di una famiglia che ha dominato in esso per quasi tre secoli. I due rami parlano del carattere naturale dell'agro cirilianese, per lo più coperto da boschi, con pascoli e relativamente poche estensioni dedicate all'agricoltura. La torre fa parte di un antico castello del XIV secolo, ancora oggi in ottimo stato di conservazione, che sovrasta tutta la parte storica del paese, come un vecchio maniero segno di forza e di dominio. Passato nelle mani di diversi signori, ultimo appartenne dal XVIII secolo alla nobile famiglia Formica, che a Cirigliano ebbe il centro della sua signoria baronale. Annessa al complesso vi è anche una graziosa cappella denominata della Madonna dei Sette Dolori. In essa sono custodite preziose testimonianze artistiche e religiose, tra cui la statua settecentesca della Madonna Addolorata, un dipinto su tavola raffigurante la Pietà e alcune tele, per esempio un bel San Filippo Neri, restaurate ma non ancora esposte. Ci siamo così in punta di piedi già incamminati per la storia di Cirigliano. Essa incomincia ancor prima del IV secolo d.C., data questa storicamente certa. Per l'agro di Cirigliano, il cui primo nome, secondo lo storico Antonio da Oppido, doveva essere Cellianum, passava un'antica strada romana che portava ad Eraclea, nel Metapontino. Secondo le conclusioni di Antonio Racioppi, illustre storico lucano, l'attuale nome di Cirigliano risalirebbe all'antico nome di Cerellianus, attestante l'edificazione del centro, nella proprietà di un certo Cerellius, di epoca e di origine bizantina. Oltre alla già nominata famiglia Formica, i cui eredi sono tuttora viventi, dominarono sulla scena ciriglianese altre famiglie come i Giuncata, che occupavano palazzi poco distanti dal nominato castello. Di essa resta una preziosa croce tortile in argento, donata alla parrocchia nel 1609. I La Greca, proprietari di estesi appezzamenti di terreni e di un vasto edificio. I Fanelli, proprietari tra l'altro di un grande palazzo attualmente sede della casa parrocchiale e di una piccola casa per anziani. L'antico abitato di Cirigliano si estendeva dall'attuale piazza verso la chiesa madre giù fino alla zona detta Porticella, in un susseguirsi di stradine armonicamente intrecciate, archi, portali, scorci panoramici. Vecchie foto e qualche raro filmato anni 60 testimoniano ancora l'originaria bellezza del centro storico, di struttura tardo-medioevale. Oggi qualche incauto intervento di restauro ha un po' tolto in semplicità e bellezza alla vestigia di questo piccolo centro. Un'importanza significativa riveste l'edificio della chiesa madre attualmente in restauro, una pianta quasi quadrata derivante da una precedente struttura cinquecentesca, ridottasi per circa metà a causa di un disastroso evento tellurico avutosi tra la fine del 600 e gli inizi del 700 e poi definitivamente sistemata nella disposizione attuale intorno al 1814, data riportata sul portale d'accesso all'edificio. Altra chiesa dell'abitato
e una non piccola cappella edificata negli anni 40 all'ingresso del paese intitolata Santa Lucia. Fu edificata con proventi dei numerosi emigrati cirilianesi in USA, organizzati da un certo Giuseppe Garibaldi, che nulla divide con l'eroe dei due mondi se non il nome, impostogli presumibilmente per quel fenomeno frequente nei tempi passati dell'esposizione dei bambini, certo segno più civile rispetto all'odierno triste fenomeno dell'aborto. Graziosa e pittoresca è poi una cappellina rupestre situata a 3 chilometri dall'abitato, denominata Grotta, nella quale si venera un'immagine della Madonna posta lì da un ex brigante, Donato Gruosso, vissuto a Cirigliano tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, resosi benemerito presso la popolazione, non solo per una sua vita esemplare, ma anche per aver impartito a tanti bambini di allora, di cui molti ancora viventi, i primi rudimenti della cultura, della formazione umana e della pietà. Ritornando in paese, si può ammirare qualche altro esempio di arte, quale un bronzo, autore un illustre figlio di Cirigliano, professor Angelo Carbone, attuale sindaco, raffigurante il duro lavoro della civiltà contadina e il sacro valore della famiglia, posto in bella mostra davanti al municipio, sopra 2 rustici blocchi della famosa pietra di Cirigliano, ancora oggi cavata dal fianco della montagna e lavorata con perizia da artigiani del posto. Pur essendo un piccolo centro interno, Cirigliano ha sempre avuto tra i suoi figli numerosi esempi di cultura, frutto di grandi sacrifici delle non agiate famiglie, oltre i pochi appartenenti a condizioni familiari più fortunate, direttori didattici, insegnanti, medici, avvocati, ufficiali nelle forze armate. Ma non solo la cultura dotta ha caratterizzato la gente cirilianese. Si è avuto gran cura nel coltivare e conservare preziose tradizioni popolari, segno espressivo della notevole sensibilità di questo popolo, geloso custode della propria identità e autonomia, ricco di humor e di senso pratico. Chi vuole comprare paparola, pomodoro, andate in piazza a Giofrestira! È arrivato un barese, ha portato tutta startamenta. Il temperamento discretamente aperto e accogliente della gente dà subito la sensazione di un ambiente nel quale ci si può sentire subito a proprio agio quando ci si entra con rispetto e signorilità. Curiosa nella giusta misura, la gente sa creare un ambiente di sana vivibilità che però avrebbe bisogno di nuovi incentivi e giovani forze, caratterizzata come ormai dai pochi giovani e dai molti anziani. Thank you.
L'economia, piuttosto povera, già per eredità dei tempi e delle non grandi risorse tradizionali, potrebbe trovare uno sbocco incentivando alcune già significative presenze turistiche, un villaggio residenziale a 1200 metri, un insediamento per turismo popolare, ristoranti, pizzerie, percorsi agroturistici. La serenità dell'ambiente, poi, costituisce un tonificante riposo per chi vuol trascorrere una manciata di giorni, sottraendosi allo stress dei centri più grandi, ormai invivibili, e alla frenetica attività odierna anche degli ambienti dell'Italia meridionale. Chiacchierate rilassanti con gli anziani e anche più giovani, da cui farsi raccontare le varie tradizioni popolari, tra cui il cosiddetto affascino, o i detti ciriglianesi, o le espressioni del folklore locale, consistente in balli tipici, canti, feste, sagre, che ancora vengono rappresentate in alcune ricorrenze civili e religiose. Caratteristico è il carnevale ciriglianese, consistente in recite, canti e balli, strutturati sulla rappresentazione agropastorale dei 12 mesi dell'anno, ognuno con la sua particolarità climatica, produttiva, antropologica, completata dalla tradizionale sfilata in costume e dalla tragicomica morte in falò di carnevale, accompagnato in pianto dalla popolare Quaremma. Ad animare e movimentare queste espressioni artistiche e folcloristiche è il locale gruppo folk ciriglianese, costituito di volontari non professionisti, ma provvisti di vivo senso artistico. Il paese sorge a 656 metri sul livello del mare, attorniato da una corona di montagne che raggiungono anche i 1200 metri. Appena 600 gli abitanti e 1493 ettari l'ampiezza del suo agro in gran parte ricoperto da boschi. Così combinato, si presta benissimo a periodi di vacanza riposanti e corroboranti per chi desidera respirare aria pura e gustare cibi genuini, bere acqua di sorgente e trovare nella familiarità della gente una dimensione quasi perduta di umanità. Facilmente raggiungibile da ogni direzione, da Potenza, da Matera, da Taranto, dalla Val d'Agri, per strade che si collegano alla strada statale 103 che attraversa il paese. Percorsi agroturistici offrono a quanti amano lunghe passeggiate a piedi viste incantevoli, profumi quasi dimenticati, scoperte archeologiche e naturalistiche interessanti. A facilitare tali godibili momenti si offre la collaborazione della Proloco di Cirigliano, che costituisce da alcuni anni l'anima movimentatrice di un nuovo risveglio culturale, artistico e sociale nella più piccola comunità paesana. Difatti, in un decennio circa di attività,
ha organizzato sagre, carnevali, estati ciriglianesi, feste popolari e religiose, raccogliendo il meglio della iniziativa e della capacità collaborativa dei ciriglianesi e costituendo lieta occasione di incontro per gli emigrati che in estate tornano a respirare aria natia. Tra le varie attività promosse, una merita particolare menzione: il premio Torre d'Argento, giunto già alla quarta edizione e consistente nell'organizzare una manifestazione durante la quale viene conferito un premio alla personalità ciriglianese o lucana che si è maggiormente distinta nel proprio campo. Tre premiati finora: Gerardo Fortuna, Mario Truffelli, Francesco Sisinni.